Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro Sean Ten Chan. Fermi tutti! È ufficiale! Beh, ve lo volevo dire da giorni, forse da settimane, ma avevo da fare altri video, che hanno avuto la precedenza, dato il periodo, stiamo a dicembre. L'ho fatto sui regali di Natale, sulle vacanze di Natale. Ma è ufficiale! Si celebreranno le Olimpiadi a Roma nel 2024, tra 10 anni. E che c'è di strano? Molto. Innanzitutto, ancora non so perché in internet si trova molta informazione, che fine faranno tutte le città olimpiadi e mondialiste di Roma che sono state abbandonate. I villaggi olimpiadi che dovevano essere destinati a ospitare i turisti e gli atleti e le delegazioni, e gli stadi, c'è una piscina olimpionica abbandonata a Roma faraonica che non è stata mai inaugurata. Tutti i dinosauri, i colossi edilizi che sono stati abbandonati per le varie olimpiadi e mondiali e mai riciclati ad uso abitazionale. Per la comunità, perché ci dicevano il sogno, no? Che ci facevano fare, che facevano tutte queste strutture ed infrastrutture per i mondiali di calcio e le Olimpiadi e poi sarebbero state utilizzate come nel Ventennio, il villaggio olimpico del Ventennio che utilizza la gente. Invece no, sono delle strutture faraoniche morte, abbandonate, che addirittura non sono state mai inaugurate, escluse dai mondiali o dalle Olimpiadi, perché queste cose mi fanno proprio imbestialire, perché non idonee. Quindi hanno fatto delle vasche da nuoto faraoniche, poi non erano idonee e hanno fatto magari quella nuotata del giorno alle Olimpiadi, l'hanno fatta ad un'altra parte, in un'altra località italiana. Bene, a parte quello, però avete visto che scandalo in Brasile con i mondiali di calcio 2014? Che la gente non ha da mangiare, non hanno i defibrillatori nelle ambulanze, non hanno gli ospedali, non hanno le scuole. E intanto si permettono i mondiali indebitandosi per miliardi. Perché poi la FIFA è un ente privato e le selezioni nazionali di calcio sono selezioni dei giocatori di squadre di calcio private. Quindi è tutto privato e pagano una commissione a un ente privato che ha inventato il calcio e che è la FIFA, inglese. Quindi tutto quel denaro messo dai contribuenti pubblici ad opera dello Stato per partecipare a un gioco che è mondiale, sì, ma perché lo hanno pubblicizzato tanto come il calcio, però arricchisce solo enti privati. Non è che la squadra di calcio italiana sia realmente una squadra statale. È una selezione di squadre private e quindi interessi privati a nome dello Stato, quindi sfruttano il nazionalismo per raccogliere fondi. Capito? Ma poi oltretutto in Brasile devono fare adesso le Olimpiadi nel 2016 e ancora una volta ci sono dei colossali ritardi, però non ne parlano, perché anche le Olimpiadi sono istituite da un ente privato. E anche se gli stati, le nazioni supportano i giocatori, gli atleti che vanno alle Olimpiadi, in pratica sono degli eventi privati, Olimpiadi e Mondiali di calcio. Roma era stata candidata per il 2020. E mi sembra Monti aveva detto: non ci sono i presupposti economici, stiamo in crisi. Era stata tolta fuori, saggiamente. Adesso invece il bravo Matteo Renzi dice che bisogna indebitarsi con queste Olimpiadi. E allora che fa? Fa partecipare Roma alle Olimpiadi nel 2024. Ed io mi chiedo, come anche molti di voi si dovrebbero chiedere, ci sarà
Trasparenza? Non ci sarà corruzione? Ho dei dubbi. La storia recente? Magari la storia della vostra infanzia e gioventù, perché siete nati nel 2000 e magari non avete ben presente tutto quello che è successo dal 2000 e oggi. Per me è la storia recente, perché sono del 69, 26 gennaio, quindi la storia recente già della Seconda Repubblica, che per voi è la Repubblica nella quale magari siete nati, perché è nata nel 92, dalla persecuzione dei criminali, della corruzione e di tutto il resto. La storia della Seconda Repubblica dal 92 a oggi è fatta di rimpasti di governo, di nascita di nuovi partiti per fusionare i partiti che prendevano meno, di nuovi poli, e per continuare a stare in lizza nella politica, per superare la bufera giudiziaria, e quindi cioè PD-PDL, che si sono trasformati poi ultimamente in PD-PDL, sono pieni di partiti politici e di politici che sono stati incriminati per truffa, tangente, dolo. Non c'è nessuno che se ne salvi, o sono molto pochi, che magari non si è saputo quello che hanno fatto ancora. Quindi avete la speranza che se una margherita, un girasole, un olivo, una quercia, non so come si chiamava, era politicamente un partito morto, ma continuava a ricevere delle finanziazioni, un certo politico se le mangiava lui, 15-20 milioni di euro, che dovevano essere le finanziazioni restituite perché il partito non esisteva più politicamente ma aveva ancora la sede. Come succede anche per molti altri partiti che hanno la sede e non rappresentano più nulla e hanno anche sedi periferiche. Vedi l'UDC che si appoggia anche magari lui ancora nella DC. Come potete pretendere che poi con quello che è successo all'Expo di Venezia, che prima di iniziare nel 2015 già hanno arrestato tutti i direttori, i responsabili e tutto, che non succeda nelle Olimpiadi, che da qui al 2024 chissà quanto mangeranno. Poi succede come in Brasile, che gli ultimi, cioè 2 anni prima di fare le Olimpiadi di calcio, no, i mondiali di calcio, 2 anni prima di fare i mondiali di calcio, avevano finito già il budget, cioè i presupposti economici, e hanno dovuto fare la carlona, indebitandosi. Però i soldi che avevano stanziato dove sono andati a finire? E adesso, già finiti i mondiali di calcio, si diceva che avevano dei problemi con le Olimpiadi. Ma come? Non è che sono stati sorteggiati nel 2014 per farle nel 2016, sono stati sorteggiati nel 2010. E allora dal 2010 al 2016 dove vanno i fondi per le Olimpiadi brasiliane? Lo stesso sarà in Italia. Siamo sicuri che non succederà con voi giovani di Venezia o che con iniziate il a votare adesso di Venezia, o lo farete fra poco? Quello che è, lo so, siete idealisti, siete permeabili e siete in buona fede. Quindi pensate che tutto deve iniziare da adesso e tutto va a iniziare per il meglio. E date fiducia a chi vi sembra di fiducia, oppure votate così, sulla base di convinzioni vostre. Io invece sono già sfiduciato, a questo hanno contribuito gli anni e anche quello che ho sentito durante tutti questi anni, quello che ho visto è come quando si è arrivato Prodi, purtroppo non tutti gli amministratori locali erano buoni, poi è arrivato di nuovo Berlusconi, abbia fatto quello che abbia fatto lui, anche gli amministratori di base non tutti erano buoni, quindi io non posso giudicare quello che è successo sotto Prodi o sotto Berlusconi per colpa esclusiva di Prodi o di Berlusconi. Io so dire che in Italia il problema della politica si estende anche alle basi, cioè non basta cambiare il Presidente del Consiglio dei Ministri, volgarmente detto Primo Ministro, o il Presidente della Repubblica, o qualche Ministro per cambiare tutto, perché tutta la linea di comando, che non solo devono essere cambiate le persone,
deputati, parlamentari, senatori, ma anche la forma in cui si governa, perché magari ci sono degli intendenti che restano a vita e quindi cambiare ogni 4-5 anni il governo o il presidente della Repubblica serve a poco o nulla se poi tutti gli intendenti locali rimangono gli stessi. In pratica, bisogna cambiare tutto, 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 e poi si può parlare se è colpa di Renzi o non è colpa di Renzi, se Berlusconi è buono o cattivo, perché poi si è saputo che gli hanno fatto un complotto per farlo destituire, che dal Nord America hanno dato istruzioni alla stampa d'Europa per sputtanarlo. Poi lui si è prestato molto volentieri a questo, perché lui stesso si sputtanava con le barzellette, la poca serietà. Però sostanzialmente la Merkel e Sarkozy, che tanto ridevano, si sono anche loro trovati impantanati nella merda. E ne hanno pagato le conseguenze politicamente parlando. La politica europea e l'economia europea vanno male. Quindi non si può dire che va di male solo perché l'ammiraglio è cattivo o perché il generale è cattivo. Magari possono essere migliori i generali in quel momento, perché io non vedo che ce ne siano molto di migliori di quelli che fino adesso abbiamo avuto, di generali o ammiragli. Ma se tutti gli ufficiali superiori, gli ufficiali inferiori e la ciurma hanno nelle fila dei soggetti molto pessimi, per quanto sia buono l'ammiraglio, il contrammiraglio, il vice comodoro, il nostromo, però tutto il resto della ciurma è marcia, la nave va alla deriva. Guarda il caso della Costa Concordia. Schettino ha avuto la colpa, però lui non vuole affondare solo e lo dice. La colpa l'hanno avuto anche gli altri che non parlavano bene italiano, che non parlavano bene in inglese, che capivano le cose al contrario, che non si concentravano. Insomma, tutto l'equipaggio era una merda e sono tutti andati a cagare. Poi ci sono stati decine di morti, che ancora adesso ritrovano qualche cadavere, e una cosa orrenda. E quindi tutto l'equipaggio era una monnezza. E sono andate a finire al cesso. Ma non si può incriminare solo il capitano, effettivamente. È così nella politica italiana. Ed io mi chiedo, ci convengono questi mondiali di calcio, e ci convengono queste Olimpiadi che saggiamente Monti ha detto non ci sono i presupposti economici come per farli. Si è visto che non ci sarà un reintegro nei turisti e in altre cose. Perché per esempio oggigiorno, io mi ricordo, io sono giovane ancora, però non tanto. E mi ricordo che quando io andavo al centro di Roma, venivano d'estate i turisti che Roma si sfollavano, rimaneva deserta. E vedevo che arrivavano giapponesi, cinesi, russi, inglesi, francesi. Poi a Ottaviano si vedeva anche qualche straniero del Vaticano, che è uno stato a parte, no? Quindi anche il Papa veniva a Roma. E andavano tutti a magnà al pincio, andavano tutti a prendere l'aperitivo alla Alemagna, no? A Roma, andavano tutti al Corso Tevere, a Trastevere, andavano tutti a magnà nei migliori luoghi. Io non ci andavo perché costava caro, magari non so, quando io ero molto giovane 10.000 lire a testa, vi immaginate? 8-7 euro a testa negli anni 70. Oh, ma era caro! Io sai dove andavo? Vieni qua che te lo dico. Io andavo a Scilia. Hai visto vicino il comune di Scilia che c'è un ponte, no? Che poi si va a un villaggio che hanno costruito negli ultimi decenni, no? Dove c'è il ponte sopraelevato sopra la ferrovia. E c'è una cartolibreria accanto. C'era una trattoria e io andavo lì e che era pure caro.
come dire, beh no, in quell'epoca, che erano già gli anni 80 o 90, perché beh, andavo via, io ho vissuto 30 anni a Casal Palocco, forse mangiare nei migliori luoghi di Roma costava una piotta a testa, cioè 100.000 lire. Invece andare a Ciglia, la pastina al sugo te la facevi con 2-3.000 lire. Il polletto magari ci scappava 7.000 lire, 5.000 lire, non so. Una birra doppio malto con whisky, 2-3.000 lire. Beh, in tutto, cor dolce, con quello che te pare, con la rosetta, 10.000 lire, 8.000 lire a testa. Bei tempi. Adesso magari negli stessi luoghi 30 euro a testa, le vecchie 60.000 lire. Che nostalgia che mi dà pensare a Ciglia e pensare che non era nulla di speciale, però dopo 15 anni, come passano gli anni? Vabbè. Ma adesso vi potrete dire, ma noi ci eravamo messi a vedere questo video per sapere dell'Olimpiadi di Roma del 2024. Che cazzo ci frega di Ciglia e del poletto che ti mangiavi? No, vabbè, è stata una digressione. Tanto quelli che seguono il mio canale sanno che io parlo così. Quelli di YouTube mi dicono fai dettagli, fai degli stacchi, fai degli effetti speciali, fai qua, fai là. E io non faccio un cazzo, perché tanto l'importante è il contenuto. E io voglio esternare con tutti voi quello che sento, quello che provo, anche le mie nostalgie. Quindi non voglio avere un contenuto che sia puramente estetico. Vi dico delle cose che magari sono irrilevanti, però sono mie. Molto o poco importanti che siano, sono cose mie. E le voglio compartire con tutti voi. Se voi siete in sintonia, che le sentite vostre, meglio. Allora dicevo, i turisti oggigiorno, ecco che ritrovo il filo, i turisti oggigiorno non sono i turisti degli anni 70, addirittura 80, che vengono a mangiare nei migliori ristoranti e spendono una, due, tre piotte, quattro, perché venivano dall'Arabia Saudita. Sai come se mangiavano tutto nei ristoranti, se svinazzavano pure, anche se erano musulmani. No, oggigiorno i turisti, io l'ho visto negli anni 90, i tedeschi vengono con lo zainetto e vanno, si informano. Poi oggigiorno che c'è internet, cercano il prezzo. I tedeschi soprattutto, che gli piace molto la coppa, comprano tutti i prodotti tedeschi nei negozi italiani, eh? Vanno dove c'è il Casareccio di Roma al miglior prezzo e la coppa. Poi addirittura si prendono il tavernello nel cartone e così mangiano, non vanno al ristorante. E non ti credere che vengono solo i turisti poveri a fare questo in Italia. Io, perché ero di Roma e non andavo al ristorante, quando sono andato a portare una mia zia ai Musei Capitolini del Vaticano, ai Musei del Vaticano, non Capitolini, è una statua a parte, sono andato in via Ottaviano che c'era giusto lì, che poi era caro, però era meglio di un ristorante, perché a Casal Palocco si comprava meglio. Però c'avevano dei prodotti buoni, genuini. Ci siamo fatti dei panini. C'erano dei turisti, tutti turisti a farsi i panini. In pratica quella alimentari viveva facendo panini. E sai che uno c'aveva un Rolex che era un patacone così, d'oro, con un quadrante che sembrava di zaffiro. Un altro c'aveva, sembrava Baracus, T. Baracus di Hatim, no? Tutte le catene, le cose d'oro che c'aveva. E discuteva sul prezzo che gli avevano fatto un panino, voleva pagare 1.000 lire di meno. Ma lì mortacci tua, ma paga, sta zitto, no? C'aveva una gioielleria addosso, quel tipo stava con lo zainetto. Oggigiorno gente che va con un cellulare che all'estero si trovano più costosi che in Italia, vengono dalla Corea, dal Giappone, con certi modelli di Samsung che costano 10 volte di più che l'S6 che sta per uscire. Perché là se lo comprano a meno. E dice, Olive, ah, facciamo 110 grammi? No, no, leva, io voglio 80 grammi di olive. Perché
Pensa, per 4 olive ti discutono, se no te pagano 80 grammi lo stesso. E c'hanno un cellulare da 4.000 euro. Quindi le Olimpiadi, attraverso il turismo, non ti ridanno nulla, perché addirittura vanno a fare il campeggio. Pagano 2 o 3 euro al giorno per stare in una tenda che si portano durante tutto il giorno sulle spalle e fanno qualche ora di campeggio di notte. E si portano dietro tutto l'accampamento, mangiare, acqua, dentifricio, vestiti, tenda, vanno con 5 kg sulle spalle, che in pratica è la valigia con la quale partono. E tu mi vieni a dire che le Olimpiadi e i Mondiali di calcio ti portano il denaro dei turisti. Ma se pagano tutto nel luogo di origine, biglietto aereo, souvenir turistici, addirittura comprano attraverso internet a delle imprese che per esempio sono asiatiche, giapponesi, cinesi, i vestiti, i libri, tutto quello che devono comprare e glieli mandano per posta. Loro non portano nulla nel bagaglio, capito? Comprano per eBay, comprano in Mercato Libero, comprano in questi siti e gli arriva tutto per posta, addirittura i souvenir, le cartoline, tutto. Le patacche che vendono i turisti le comprano più gli italiani che non i turisti turisti, che le sciarpe, tutto, la statuetta del Colosseo, lo ordinano per posta e gli costa di meno. Quindi non è vero che i mondiali ti portano il denaro dei turisti. È vero che, come la mafia romana, che è saltata fuori adesso, ti portano appalti. Ti portano concessioni, ti portano che poi le imprese che accettano poco, l'appalto mondialista o olimpionico, poi alla fine non possa fare i lavori perché l'appalto è durato così tanto che si arriva alla scadenza dei lavori, terzierizza i lavori ad altri e che sfruttano i lavoratori e che poi non arriveranno a poter finire i lavori perché già la ditta che ha preso l'appalto aumenta i prezzi, poi terzierizzando ci sono gli interessi della ditta terzierizzata e alla fine succede come in Brasile, che gli stadi ancora non erano finiti a 4 o 5 settimane dall'inizio delle Olimpiadi, perché anche la ditta terzierizzata non riesce a finire tutto, allora dà lavoro a altre ditte e siccome si dice che bisogna finire i mondiali a tempo perché è un negozio, perché è un evento culturale. Gli stessi politici dicono adesso dobbiamo dare più denaro perché ci occorrono 3 o 4 ditte terzierizzate e ogni ditta terzierizzata subappalta i lavori, parte dei lavori ad un'altra. Quindi ti trovi con 80 ditte terzierizzate, da terzierizzate, da terzierizzate, da terzierizzate, sono novenizzate. E tutto questo implica che ogni ditta che interviene successivamente deve avere il 10% perlomeno di guadagni su quello che gli danno da fare e quindi alla fine c'è il 100% di aumento perché intervengono ditte successivamente una sull'altra, non riuscendo a finire il 100% dei lavori che si assumono di fare. Allora no, mi manca il 10%, prendiamo una terzierizzata anche noi. Quella non riesce a fare quel 10%, fa il 90%. Bisogna prendere un'altra terzierizzata e così via. Vedi Mafia Romana con gli appalti sullo sporco. Allora io mi chiedo, perché non uscire dalle Olimpiadi? Perché non uscire dai mondiali di calcio? Non servono a niente. Sono eventi privati perché, come ripeto, il calcio è un gioco che partecipano squadre di calcio che sono enti privati. E lo Stato vede che può essere rappresentato, ma soprattutto che finanziare questi giochi privati conviene perché si può prendere interessi su tutti gli investimenti. E quindi è una corruzione questi giochi. Dovrebbero lasciarli in mano ai privati. Che non sia interesse di Stato finanziare le Olimpiadi, il calcio, magari ci sarebbe meno corruzione, meno doping, sarebbero più giochi se semplicemente si finanziassero con
con gli interessi e i ricavi della trasmissione degli eventi e delle vendite dei biglietti, non ci sarebbe tanta speculazione. I giocatori non dovrebbero guadagnare milioni di euro, centinaia di milioni di euro perché generano pubblicità, perché poi le squadre sono finanziate dallo Stato per comprare i giocatori. È tutta una cosa che non va. Si finanzia così tanto il gioco, ma il lavoro, lo studio e la salute, che sono beni primari, non si finanziano così tanto come il calcio professionale, come le Olimpiadi professionali. Il gioco, che può essere una cosa seria, però si finanzia di più delle cose serie, come gli studi universitari, la coscientizzazione della gente all'impatto ambientale, la prevenzione di malattie come l'Ebola. E non lo so, è una società che ha iniziato a funzionare al contrario. Quindi è una società, quella del mondo moderno, che inizia a essere disfunzionale. E questo ci porterà alla catastrofe, perché l'impatto ambientale, il cambio climatico, l'inquinamento, la scarsità di educazione dei giovani, di istruzione per essere competitivi nel mondo del lavoro, tutta questa inversione dei valori, che è più importante essere un giocatore che non un professionale, un chirurgo, è veramente, che valori si danno ai giovani? Con il doping, vincere a tutti i costi per essere miliardari, è tutto sbagliato. Allora io dico, usciamo dalla FIFA, usciamo dalla CONI, dalle Olimpiadi, da tutta questa inversione commercializzata dei valori. Gli sport devono ritornare a essere qualcosa di sacro, come nell'antica Grecia, le Olimpiadi, per quello che le Olimpiadi non riflettono più lo spirito di Atena. Perché sono un mercimonio costante per gli appalti, le gare di costruzione. È più importante oggigiorno costruire una nuova città olimpionica che non una città universitaria. Infatti si vede nel terremoto dell'Abruzzo come hanno speculato sulla calcestruzzo e come è caduto giù il dormitorio degli studenti. Sono morte molte persone. Di quello quasi non se ne parla. Però è importante non mettere in sicurezza le città universitarie e gli ospedali in Italia che cadono giù come le scuole, ma costruire per il 2024 una nuova città olimpionica quando le altre stanno cadendo a pezzi e non sono state riciclate ad uso civile ed urbano. È più importante nella società di oggi che a ogni Olimpiade, perché si deve costruire una nuova città olimpionica quando ce ne sono in tutto il mondo di città olimpioniche abbandonate? Che non le buttano giù né le ristrutturano perché si deve, ogni volta si dice, si deve costruire delle strutture, di infrastrutture per le nuove Olimpiadi per poterle celebrare. Ma come durante tutti questi decenni in Italia, con tutte le città olimpioniche che hanno fatto, non ce ne sarebbe abbastanza, non ne avanzerebbero di strutture olimpioniche da costruire, come per costruirne nuove città olimpioniche per albergare i turisti, ce ne sono in ogni città italiana. Perché non rivalorizzare quello che è stato costruito, migliorandolo, invece di andare a fare altro, perché quello che è stato già costruito è stato mandato in malora, a volte senza neanche essere stato utilizzato? Perché tutto questo? Beh, non ho risposte, forse voi le avete queste risposte. Io dico questo per provocare discussioni. Però è triste, perché il problema è che più si cementifica il paesaggio, e più ci saranno gli effetti dei cambi climatici con le inondazioni come queste che sono successe a Genova e in tutta Italia. Invece bisogna rivalorizzare le strutture già esistenti, e quando non si può rivalorizzare, addirittura demolire. Quindi o si ricostruisce nei luoghi già costruiti o si demolisce. Ma non arrivare a costruire accanto a quello che rimane abbandonato, perché sarebbe come mi si rovina la casa, ne costruisco una accanto. Che spreco, no? Butta giù la tua vecchia casa, costruiscine una nuova lì.
Invece, se ognuno abbandonasse la sua casa perché non gli piace più e ne costruisse una accanto, non ci sarebbe più suolo dove costruire. Quindi bisogna rivalorizzare il territorio, demolendo quello che non può essere utilizzato e costruendo nel luogo. Ci sono città olimpioniche dei mondiali di calcio in Italia che hanno fatto andare in malora, allora demolisci quel luogo e costruisci lì qualcosa di nuovo. Non che vai a costruire accanto in un'altra città, perché lì ormai non si può sfruttare nulla. Quindi questi sono i dubbi che ho circa le Olimpiadi del 2024. Sono dei dubbi ragionevoli e ragionati che ho voluto condividere con tutte e tutti voi, perché pensiate da qui al 2024 quello che i nostri politici vogliono fare del nostro territorio, del nostro paese e delle nostre tasse che andranno sprecate come sempre è successo in occasione di mondiali di calcio e di olimpiadi, costruendo strutture di infrastrutture nuove quando si potevano valorizzare le vecchie. E poi con tutti gli appalti, le terziarizzazioni che questo implica, perché rivalorizzare le vecchie costruzioni fa guadagnare di meno. Invece costruire tutto nuovo, bisogna andare in fase progettazione, costruiscono nei luoghi sbagliati, in forma sbagliata, quindi bisogna correggere le opere che poi quando costruiscono in luoghi malsani per la costruzione c'è poco da correggere, si sprofonda tutto. Come è successo in Brasile con i mondiali di calcio nel 2014 e come succederà sempre in Brasile perché si sono presi due eventi mondialisti con le Olimpiadi del 2016, che ancora non riescono a iniziare i lavori per le strutture e le infrastrutture delle Olimpiadi 2016. E con questo vi lascio. Spero che questo mio video serva alla riflessione. Se vi piace, votate mi piace e fatelo vedere ad altri. Arrivederci, ciao, dal vostro Santen Chan.